Buongiorno, buon caffè. Sia dal vivo che in rete capita di vedere spesso persone che vanno a cercare il pelo nell'uovo, si direbbe una volta, cioè un accanimento, quasi un furore ideologico in alcuni casi, a cercare quello che non va, quello che separa, quello che divide, quello che in qualche modo allontana, quello che dispiace. E magari fatto proprio da coloro che sanno bene che dividere è la traduzione della parola diaballein, cioè fondamentalmente di colui che per qualcuno è il diavolo, il grande accusatore, il grande separatore, quello che passa il tempo ad accusare i fratelli davanti a Dio, che qualcosa dovrebbe far scattare come meccanismo. Pare di no. Lo capisco bene perché è una roba che viene da lontano, in fin dei conti arriva addirittura dal peccato originale per chi lo vuol prendere come atto di fede, così come semplicemente come novella, come storia mitologica, che è quel momento in cui tutti hanno accusato tutti perché a fronte di una vicenda intorno a una mela e a una scelta si è scatenato il pandemonio. Tutti hanno accusato tutti. E quindi è una roba che viene da lontano, questo desiderio di andare a cercare sempre la cosa peggiore, sempre il filo negativo, sempre il male, tirare fuori quello che separa, quello che in qualche modo spiace, quello che potrebbe andare male. E visto che stiamo parlando anche di cose sante o perlomeno di cose teologiche, ricordo che un santo che mi è molto caro disse: "Ma hai mai provato a fare tu quello che secondo te gli altri fanno male e che tu non hai neanche mai provato soltanto a prendere in mano?" Perché diciamo, oramai la mia resilienza è completamente sfilacciata, sfibrata, sprontacchiata, inventiamo addirittura un nuovo verbo per dire questo, da tutti costoro che hanno sempre da lamentarsi, che non cercano neanche di cogliere un elemento che possa funzionare. No, non va mai bene niente, è sempre tutto negativo, non funziona niente. Oramai siamo alla disperazione, ma che non fanno neanche un cicinin così per provare a cambiare le cose, se non appunto quello di rigurgitare questo livore, questo accanimento, dove capita, sui social come nella vita. Vogliamo provare a invertire la tendenza, vogliamo provare a parlar bene, vogliamo provare a fare, vogliamo provare a cambiare un po' le cose? Perlomeno buttiamola lì, proviamoci. Poi non funzionerà. Ci abbiamo provato. Buongiorno e buon caffè.